Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parte una nuova collaborazione e quindi questo è il primo video di una nuova serie che spero vi piacerà. Questa serie nasce appunto dalla collaborazione con uno shop online che si chiama Mini Big World Collectibles, uno shop che io già personalmente avevo testato in passato perché avevo comprato da loro ad un prezzo davvero molto molto basso la montagna del Comic-Con dell'anno scorso, la montagna con l'armatura. Era andato tutto benissimo e in questi giorni siamo entrati in contatto e abbiamo deciso di collaborare soprattutto per mostrare sempre nuovi prodotti a voi che mi seguite, perché adesso da ora in poi ogni 15 giorni più o meno Mini Big World Collectibles mi invierà un pacco come questo pieno con tantissime novità, ma non solo Funko, ma anche ad esempio Q-Fig o action figure di altre aziende. Loro sono specializzati nel campo del collezionismo, quindi ragazzi vi lascio intanto il link in info box per visitare il loro shop e vi dico già che mi hanno assegnato un codice sconto da passarvi che è FOLLOWSERIA10, che appunto vi darà diritto fino al 15 maggio al 10% di sconto su ogni vostro acquisto. Naturalmente, parlando di Funko Pop nello specifico, sul loro shop è possibile già fare anche i preordini per le prossime uscite, ma hanno davvero tantissime cose interessanti e quindi vi invito già da adesso ad andare a controllare il loro sito e a seguirli sui diversi social. Troverete tutto comunque sotto in info box. Ma adesso ragazzi, bando alle ciance e andiamo ad aprire questo pacco pesantissimo, perché io non conosco il contenuto. La cosa divertente è appunto anche questa, perché io non so mai cosa mi andranno ad inviare. Può essere davvero qualsiasi cosa e lo scopriremo assieme. Quindi andiamo immediatamente ad aprire questo pacco e vi avviso già che dovrò stare molto attento quando aprirò i vari pacchetti, perché naturalmente si tratta di cose che dovrò restituire al negozio, perché è una collaborazione appunto fatta principalmente per voi, per mostrarvi ancora più prodotti. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace quest'idea che mi inviano tantissimi nuovi prodotti da mostrarvi e da recensire, anche cose che io magari non comprerei per me, ma che invece così in questo modo ho modo di recensirvi. Ma adesso ragazzi, bando alle ciance e andiamo ad aprire questo super pacco cercando di non rovinare quello che c'è all'interno. Ecco qui, devo stare molto molto attento visto che non si tratta di cose mie. Ecco qui, piano piano ci siamo, il mio bisturi non mi tradisce mai. Ecco qui ragazzi, già vedo delle scatole di Funko Pop. Guardate quanto è piena questa scatola fino all'orlo. Ragazzi, mi sa che staremo assieme per un bel po' di tempo. Allora, cominciamo subito a tirare fuori le cose. Io direi di poggiare questa scatola qui accanto a me, perché altrimenti non riuscirò più a muovermi sulla scrivania. Tiriamo fuori il primo pacchetto ed eccolo qui. Si tratta di un pop, io vedo già dietro che c'è scritto Avengers, quindi sicuramente sarà un pop di Avengers Infinity War. Ed eccolo qui ragazzi, si tratta del pop di Corvus Glaive. Io sono sincero, non conosco questo personaggio, però sembra davvero molto ben fatto. Adesso andiamo ad aprire il pacchetto e vediamolo meglio nel dettaglio. Io cercherò di stare molto attento, avete visto, apro addirittura con la tesserina come i bravi collezionisti, così da non andare a rovinare minimamente la confezione. Eccolo qui, tiriamolo fuori. Beh ragazzi, devo ammettere che è davvero bellissimo, nonostante io non collezioni i pop Marvel, però devo dire che è davvero super dettagliato. Anche questo naturalmente, come tutti i Marvel, è un bobblehead, quindi ha la testa che si muove, che sballonzola, ma è davvero fatto benissimo ed è ricchissimo di dettagli, sia il vestito, sia questa sorta di alabarda che tiene tra le mani, è davvero fighissima, davvero fatto molto molto bene. Funko ha fatto dei passi da gigante con la scultura dall'anno scorso ad ora, davvero si è andati avanti di 10 passi perlomeno. Davvero molto molto bello ragazzi questo personaggio, ma andiamo avanti e continuiamo ad unboxare, perché davvero questo pacco è pienissimo di roba. Passiamo ad un altro prodotto, vediamo questo cos'è. Questa è una Rock Candy ragazzi, una Rock Candy, e vediamo quale nel dettaglio. Tiriamola fuori con delicatezza.
Ed eccola qui, bellissima, questa mi piace davvero tantissimo, è la Rock Candy di Crudelia Demon. Davvero molto molto bella questa qui, questa mi piace tanto, nonostante io non sia un fan delle Rock Candy, però questa qua devo dire che è tanta roba, merita tantissimo. Per chi non le conoscesse, le Rock Candy sono dei prodotti Funko, anche in questo caso, e si tratta di figure femminili forti, almeno erano nate con questo obiettivo, però ultimamente sono entrati anche personaggi maschili, come ad esempio quelli di Harry Potter. Ma in ogni caso davvero molto molto bella anche questa qui, e devo dire che i dettagli sono spettacolari, soprattutto la stampa del viso, davvero uno sguardo molto molto simile a quello del cartone, quindi davvero bellissima. Io questa qui la metto qui perché per tirarla fuori ci vorrebbe davvero mezz'ora. Ma andiamo ancora avanti ragazzi, questo pacco è pienissimo, davvero c'è tantissima roba, grazie Mini Big World Collectibles per tutte queste cose da recensire. Anche in questo caso un altro pop sempre da Infinity War, in questo caso si tratta del numero 292 ed è Proxima Midnight. Ragazzi, perché non conosco questi personaggi? Illuminatemi, spiegatemi nei commenti chi sono, perché non ho ancora visto il film e quindi credo siano personaggi del nuovo film, anche se tra un capitolo e l'altro dei film Marvel qualcuno me lo sono perso, come ad esempio Guardiani della Galassia 2, che ancora devo andare a recuperare. Ed eccola qui, anche lei Bubblehead, anche lei con tra le mani una sorta di alabarda, comunque un'arma, e sono sempre più meravigliato dai dettagli di questi Funko Pop, perché mi piacerebbe che anche quelli di Harry Potter fossero così dettagliati. Di solito gli abiti di quelli di Harry Potter sono molto semplici, in questo caso le armature o comunque l'abbigliamento è molto molto dettagliato e mi piace tantissimo. Quindi anche questa qui ragazzi super approvata per chi fosse fan Marvel e volesse recuperare tutti questi di Infinity War. Naturalmente vi lascerò tutti i link sotto in info box, ve lo ripeto, e con lo sconto Follow Serie 10 avrete il 10% di sconto fino al 15 di maggio. Poi, superata una certa spesa, addirittura subentrano anche le spedizioni gratuite, quindi davvero un sito molto molto professionale. Spero di farvi cosa gradita segnalandovelo, perché è sempre utile avere diverse opzioni quando si acquistano i pop, proprio perché alcuni pezzi magari non si riescono a trovare su altri siti e su altri sì, e anche i preordini bisogna farli su siti solo molto affidabili. Bene, ma adesso continuiamo, andiamo avanti, però tiriamo fuori una cosa diversa. Ho intravisto un prodotto che non ho idea di cosa sia. Ecco qui, ci sono dei peluche. Vediamo questi peluche di chi sono e di quali personaggi soprattutto. Ecco qui. Bene, si tratta di Supernatural. Spero che tra di voi ci siano dei fan di Supernatural. Io ho visto qualche episodio, ma mio fratello è un fan sfegatato e mi sa che questi qua dovrò acquistarli, perché sicuramente gli piaceranno un sacco. Ecco qui il primo di questi personaggi, abbiamo Castiel con dietro le sue ali. Sono anche in questo caso dei Mopeds, quindi sono dei peluche sempre prodotti da Funko, quindi unboxing super Funko in questo caso. E sono davvero molto morbidi, molto carini, io li avevo visti su internet e credevo fossero molto più grandi, invece sono contenuti, quindi anche questi devo dire abbastanza collezionabili. Sono molto molto simpatici, vediamo anche gli altri due che ci sono qui dentro la confezione e scopriamo di chi si tratta. In questo caso dovrebbe essere uno dei protagonisti, ragazzi correggetemi nel caso, ed ecco qui anche il secondo. Quindi questi dovrebbero essere due fratelli, Sam e Dean, può essere che mi ricordi male i nomi, fatemi sapere sotto nei commenti, so che mi correggerete al volo, ma ragazzi se non sbaglio loro sono i due fratelli e lui è Castiel. Quindi ragazzi anche questi personaggi, non avevo mai acquistato un Mopeds e quindi sono davvero contento che me li abbiano inviati, perché così posso dirvi la mia opinione e devo dirvi che sono molto molto carini, sono super super morbidi, mi piacciono davvero tanto e credo che esistano anche quelli di Harry Potter, devo andare a vedere sul loro sito, ma se non sbaglio sono stati prodotti anche quelli. E quindi mi sa che farò ulteriori danni con i miei acquisti. Bene, andiamo ancora avanti. Questa volta tiriamo fuori una scatola un po' più grande. Si tratta di una Q-Fig, ragazzi. Oh mio Dio, mi stava per cadere. Per fortuna l'ho presa al volo. Allora, una Q-Fig. So che alcuni di voi non sono fan delle Q-Fig. Quando presi quella di Harry Potter,
in tanti si lamentarono perché non è somigliante a Daniel Radcliffe. Ragazzi, sì, non è somigliante, ma si tratta di personaggi ispirati a Harry Potter, quindi non devono per forza essere identici all'attore. Neanche i Funko Pop sono identici all'attore, però è una nuova rivisitazione un po' chibi di questi personaggi. Quindi vediamo chi mi hanno mandato, a me piacciono parecchio, quindi sono contentissimo. Ok, Benone ragazzi, parli del diavolo e spuntano le corna. Si tratta proprio della Q-Fig di Harry Potter. Q-Fig che vi avevo già recensito, magari vi lascio anche il link nelle schede, è appunto la Q-Fig che tanto ci ha fatto dibattere in passato. Quindi non spenderò moltissimo tempo a parlare di questa, sapete già cosa ne penso, a me piacciono tantissimo e quindi io ve le consiglio. Poi naturalmente ognuno libero di fare ciò che vuole. La mettiamo qui e andiamo ancora avanti con l'unboxing. Ragazzi, intanto il pacco è fatto benissimo perché ci sono anche questi sacchetti pieni d'aria, c'è tanta tantissima carta, quindi imballaggio davvero al top. Tiriamo fuori questo che è un altro Funko Pop, direi ancora della linea Avengers, quindi in questo caso solo pop di Avengers Infinity War, ma mi sembra anche giusto dato che il film è appena arrivato al cinema e quindi ci sta tutto. In questo caso pop numero 291 Ebony Maw. Ragazzi, anche in questo caso non so chi sia, davvero è paradossale. Io conosco più o meno tutti i personaggi principali dei film Marvel, ma credo che questi siano dei cattivi, correggetemi, e probabilmente sono dei cattivi del nuovo film, non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che devo andare di corsa a recuperare questo film una volta finito di girare questo video, perché la situazione comincia a farsi un po' imbarazzante per me. Ed eccolo qui, devo dire che questo è il pop più magro, più esile che io abbia mai avuto tra le mani. Ha davvero un corpicino minuscolo, è super magro e pesa davvero anche pochissimo. E la testa mi ricorda particolarmente quella del Re della Notte del Trono di Spade. Quindi anche in questo caso do per scontato che si tratti di un cattivone. E devo dire che comunque il corpo, nonostante sia molto piccolo, è davvero molto dettagliato e dietro ha addirittura la sua codina, la parte finale del vestito che svolazza. Quindi sempre comunque un plauso per la scultura a Funko, che ormai è davvero impeccabile. Ma vediamo, ci sono ancora pacchi, sì, ci sono ancora diversi pacchi qui dentro. Come avete fatto a inserire tutta questa roba in un solo pacco? Non lo so. E tiriamo fuori quest'altra Q-Fig, vediamo di quale si tratta, sono sempre super curioso, mi piacciono un sacco. Ed eccola qui, bene, questa qui non ce l'avevo e si tratta di Capitan America, quindi la tiriamo fuori, la guardiamo un po' meglio, perché queste qui della Marvel mi piacciono parecchio. Ho già quella dei Guardiani della Galassia che ad esempio ho trovato all'interno della Woot Box e ho anche quella di Jessica Jones che invece ho preso per pochi dollari, vi ho raccontato la storia, ma che non mi fa impazzire, ma solo perché non conosco il personaggio, non ho visto la serie su Netflix. Ed eccolo qui in tutto il suo splendore, Capitan America in cima a una roccia che fa il suo saluto militare, davvero molto molto bello, anche lo scudo scolpito benissimo e soprattutto la parte interna è davvero scolpita bene perché abbiamo il braccio infilato all'interno dei passanti applicati allo scudo e sembra davvero che stia proprio indossando il suo scudo e non è semplicemente attaccato al braccio. Quindi davvero queste Q-Fig secondo me meritano tantissimo, soprattutto per la scultura. Poi possono piacere o non piacere, il design è naturalmente a gusto personale, però io davvero resto sbalordito perché sono piccole, leggere, ma scolpite benissimo. Quindi Q-Fig per me super approvate e vi ricordo che presto usciranno le nuove di Harry Potter. Ce ne sono tantissime, una super size con Hagrid in groppa a cavallo della sua moto con Harry accanto nel sidecar, quindi quella assolutamente da prendere. Mi piacerebbe anche recuperare quella del mignolo col prof perché è davvero bellissima. Ma mettiamo lui qui accanto a Crudelia Demon e vediamo cosa resta da unboxare. Forse abbiamo finito, sì, abbiamo l'ultimo pacchetto che è un'altra Rock Candy. Vediamo quale personaggio si nasconde sotto questa montagna di Pluriball. Eccola qui, wow ragazzi, questa è davvero ancora più figa, quindi solo villain, in questo caso ecco che abbiamo la Rock Candy
di Malefica. Beh, è davvero bellissima. Io in questo caso la tirerei fuori dalla scatola perché quella si vede benissimo, ma questa è talmente grande da occupare totalmente la scatola e da non vedersi neanche benissimo dal di fuori. Ed eccola qui, ragazzi. Guardate quanto è bella e come è scolpita bene questa Rock Candy. Intanto da notare soprattutto il suo corvo qui appollaiato sul bastone, sullo scettro, perché è davvero fantastico, ragazzi. Fatto benissimo, tutte le piume, la scultura del becco e anche le due corna totalmente rifinite con queste linee verdi. Davvero molto molto bella per chi ama Maleficent. Devo dire che questo è un pezzo assolutamente da non perdere, ma anche Crudelia è molto bella. Io so di tantissima gente che collezionano solamente i villain da Disney, che devo dire è gran bella collezione anche quella, perché non è comunissima, la maggior parte colleziona magari le principesse, mentre collezionare i cattivoni secondo me è una gran bella cosa. E mi piacerebbe farlo anche a me, ma no, non lo farò visto che sono già abbastanza pieno. Bene, ragazzi, ecco qui tutto il contenuto della box che mi hanno inviato i ragazzi di Mini Big World Collectibles. Io li ringrazio tantissimo e noi ci rivedremo prestissimo, tra 15 giorni circa, con un'altra box piena di sorprese. Spero che questo video vi piaccia. Mi raccomando, fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace questa idea di unboxare assieme prodotti casuali, così da recensirne sempre di più. Mi raccomando, qualora il video vi fosse piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale qualora non foste iscritti, condividete il video con i vostri amici, visitate il sito di Mini Big World Collectibles. Vi ricordo il codice sconto follow10, no, followseria10, per avere il 10% di sconto sui vostri acquisti. E ragazzi, a questo punto vi saluto e ci vediamo prestissimo. Ciao!